Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò la morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Santo Rosario della Beata Vergine Maria, misteri meditati gloriosi. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo dalla morte. Ecco, volgendo un'attenzione, un taglio mariano alla meditazione di questo mistero, ecco, ricordiamo come la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, certamente evento che avvenne prima del previsto, stante Evangelio, insomma, quindi non è una pia supposizione. Gesù disse chiaramente come Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre della balena, così il Figlio dell'uomo rimarrà 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra. Ma Gesù 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra non ci è rimasto, né si è sbagliato a dire questa cosa, né mentiva, ecco, ma ci sarebbe rimasto se le preghiere, le ardenti invocazioni, anche se fuse con la volontà di Dio, di Maria Santissima non l'avessero richiamato prima, così come lo aspirarono dal cielo prima del tempo. Meditare su questo mistero, questo veramente un grande mistero, io personalmente mi fa molto bene, perché mi fa ricordare quanto sono grandi i misteri di Dio, perché la nostra mente, quando comincia a volerci capire un po' troppo su tante cose, si sfracella nel proprio nulla. Uno potrebbe pensare, ma che Gesù non lo sapeva che la Madonna avrebbe pregato? Quindi che l'ha detta a fare quella cosa? Se poi doveva cambiare idea e così va a mettere in crisi il problema dell'immutabilità di Dio e dei suoi decreti. No? Adesso non voglio far venire i dubbi a chi ascolta i presenti. Non sono discorsi da farsi, perché dentro i misteri di Dio ci sono una montagna di misteri che non possiamo comprendere. Ecco, io una cosa che ho sempre più chiara
mentre mi sono entrato ormai nell'anno che Dante chiamava il mezzo del cammino di nostra vita, ecco, con una grande emozione. Quindi una cosa che ho fermamente imparato è un'estrema cautela, calma, specialmente quando si parla di Dio o quando si cerca di raccapezzarci qualcosa in quel poco che sappiamo di Lui. Quindi chi ha detto non giudicate, e l'ha detto riferendosi alle intenzioni inconoscibili del prossimo, noi non possiamo sapere cosa frulla dentro il cuore di una persona, fosse anche colui che esternamente appare come il più grande peccatore della terra, non lo sappiamo e non lo possiamo sapere, a meno che Dio non ci faccia il dono della cardiognosi, e allora vabbè. Ma figuriamoci se noi possiamo andare a comprendere e sondare i misteri di Dio. Eppure quanti sono gli uomini, insomma, che stoltamente, anche per cose molto molto leggere, presumono, ecco, di andare a criticare, a giudicare, a mettere Dio sul banco degli imputati, insomma, come, ecco, sappiamo essere stato anche, ecco, sbandierato da parte di certi ambienti, insomma, no? Non si deve fare. Ecco, dinanzi a questi misteri rimane lo sguardo contemplativo. Gesù aveva detto così, è successo colà, da cosa dipende? Tutti quanti i santi dicono, dagli ardenti desideri della Madonna. Quindi, secondo il nostro modo di parlare e di pensare, la Madonna ci ha avuto il potere, come dire, un'espressione anche questa qui borderline, che la diciamo per dirla, insomma, ma quanto sia corretta non lo possiamo sapere, però ha fatto cambiare idea a Gesù? In un certo senso sì, ecco, questo non tocca evidentemente, anche se noi non comprendiamo come, il mistero dell'immutabilità di Dio e dei suoi decreti, però è un dato di fatto che ci fa anche però comprendere, tra le altre cose, la grandezza della Madonna, e anche da tante situazioni, pensiamo per esempio al mondo, per chi ci crede, no, di Medjugorje, no? Cosa dicono, per esempio, alcuni dice, c'era quel, uno dei segreti era un grande castigo, ma è stato mitigato per le preghiere e per i digiuni. Quindi, perché molte cose che Dio dice, le dice appunto condizionatamente al verificarsi di certe condizioni. Altri sono stati cancellati, sono stati evitati. Quello che diceva il cardinal Ratzinger quando commentò il terzo segreto di Fatima, no? Nulla, no, per noi cristiani non esiste un destino ineluttabile, anche se ci sono i misteri dei decreti di Dio, perché realmente il nostro comportamento dinanzi all'Altissimo può, sempre secondo il nostro modo di parlare, però realmente cambiare il corso delle cose. Questo lo impariamo, anche questo impariamo alla scuola di Maria, che insomma ci è riuscita più di qualche volta, a quanto pare, insomma, a causare un'accelerazione, ecco, negli eventi, a causa della forza della sua preghiera, della sua fede e del suo amore. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Secondo mistero glorioso, contempliamo l'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo al cielo. In questo mistero contempliamo il mistero del, come dire, del ritorno al cielo di colui che me l'aveva lasciato, così come nell'incarnazione contempliamo la discesa sulla terra, lo stesso di colui che il cielo non aveva lasciato. Quindi è chiaro che con l'incarnazione cominciò la presenza di Gesù sulla terra attraverso la sua natura umana, con l'ascensione al cielo. Sì, non vediamo fino alla natura umana di Gesù, ma comincia la sua reale e ininterrotta presenza sulla terra attraverso l'Eucaristia, che è la stessa e identica cosa. Ecco, l'unica differenza è che Gesù Eucaristia, ecco, non ha le gambe, le braccia e la voce, natura umana visibile sua, ma è lui. Ecco, questa sera non è esposto, ma qui siamo in chiesa, quindi la sua presenza è custodita nei tabernacoli. San Tommaso d'Aquino, per ricordarci questo grande mistero, diceva semplicemente che quando era sulla terra si vedeva l'umanità, ma non si vedeva la divinità. Ecco, quindi chi incontrava Gesù doveva comunque fare un atto di fede. Fu grande quello che disse San Pietro, e gli meritò il titolo di primo Papa, quando disse: tu sei il figlio del Dio vivente. Gesù gli disse: questo non ti hanno detto la carne e il sangue, ma il Padre mio, perché era impossibile dire una cosa di questo genere, stando a quello che si vedeva, perché si vedeva un uomo, si vedeva un bambino, si vedeva un infante, non era possibile sulla base di
le evidenze umane, dire questo è Dio. È possibile? Ci vuole un atto di fede soprannaturale che non può trovare nell'uomo la causa adeguata. La stessa cosa, dice, peggio ancora, dice, per quanto riguarda l'Eucaristia, perché qui non si vede nemmeno umanità, si vede una cosa che apparentemente è senza vita, è inerte, eppure è Gesù vivo, presente, reale, vero, è il nostro grande banco di prova e ci ricorda sempre che, come dice San Paolo, il giusto vive di fede. La fede è il fondamento delle cose che si sperano e la prova di quelle che non si vedono. Qual è la prova che Gesù sta presente nell'Eucaristia? Non ci sono prove. La prova è la fede. Ecco perché dopo la consacrazione il sacerdote dice mistero della fede. Pascal diceva che la grande scommessa, oggi si preferisce chiamare sfida, tutti quanti usano il termine sfida, dai documenti pontifici a quelli delle congregazioni romane, ai documenti dei vescovi, insomma, oggi va di moda il termine sfida, va bene lo stesso, insomma, non c'è problema. Scommessa o sfida, ecco, si avvicinano. La grande sfida, la fede sfida il mondo intero, nel senso che i cristiani sembrano, come dire, non molto intelligenti di agire in base a cose che non si vedono, si privano di tante cose apparentemente belle e dilettevoli, perché sanno che sono peccato, perché scelgono cose più grandi, non tutte sperimentabili qui, alcune le sperimenteremo soltanto in paradiso, insomma, no? In paradiso non c'è mai stato nessuno, cioè sì, c'è stata qualche testimonianza sparsa qua e là, ma insomma, ecco, noi siamo uomini e donne di fede. Fede che dobbiamo coltivarla, dobbiamo farla crescere, non dobbiamo perderla, dobbiamo alimentarla, dobbiamo professarla, dobbiamo testimoniarla, dobbiamo, per carità, con dolcezza e con rispetto, annunciarla senza timore. Ecco, il giusto vive di fede. Colui che scese sulla terra non ci ha lasciato, tornando in cielo, ma è rimasto, come dire, a chiederci un atto di fede ancora più grande, che è appunto quello del suo mantenimento, della promessa fatta appunto prima di ascendere, sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, in una forma sublime, ma che mette alla prova ancora di più la vostra fede, quale quella della sua reale presenza nell'Eucaristia. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo. Ecco, in questo mistero vediamo un altro fiat di Maria, un'altra espressione non solo della sua fede, ma dell'obbedienza della sua fede. Appena Gesù ascende al cielo, per lei è un evento certamente di gioia, di condivisione della gioia, della gloria di suo figlio, ma anche un immenso dolore, il dolore della privazione sensibile, che certamente non è separazione, però è dolore lacerante, profondissimo. Per la Madonna era il tempo di questo sacrificio, l'ultima parte della sua missione sulla terra, una missione così tanto variegata che la vede madre e maestra regina della Chiesa. 25 anni di assistenza alla Chiesa nascente, perché aveva bisogno di una madre, non solo di una madre, ma di una maestra, come Gesù, come la Madonna appare nel Cenacolo, e di una colonna, di una regina, di un baluardo, di un argine anche alla violenza furiosa, ecco, del diavolo. Sicuramente il primo grande urto che il diavolo da subito ha cominciato contro la Chiesa, ha trovato un baluardo di Maria presente sulla terra, ecco, una montagna invalicabile, ecco, una difesa invincibile. E questo ci ricorda anche l'importanza, abbiamo meditato nella lettura spirituale, dei muri di argine nel corso della storia. Padre Pio diceva sempre, me l'hanno raccontato con la loro viva voce, sono persone che l'hanno sentito con le loro orecchie, che lui era solito dire: fino a quando ci sto io sulla terra, col diavolo me la vedo io. Quando poi sarò partito, sono affari vostri, perché col diavolo ve la vedrete voi. E veramente quando Padre Pio è partito nel 68, cioè, incredibili, proprio incredibili Dio incidenze, no? Lui parte il 23 settembre, un mese dopo succede il fin mondo con la rivoluzione studentesca, no? Sembra come il
13 ottobre c'è l'ultima apparizione di Fatima, 10 giorni dopo la rivoluzione russa a Mosca. Impressionante, sono veramente dei dettagli impressionanti, e questo ci fa anche capire come è importante che ci siano. La Madonna le vuole, certamente nessuno può avere una forza simile alla sua, insomma. Però ecco, nei momenti difficili anche della nostra amata Chiesa, e certamente quelli in cui viviamo non sono momenti facili, c'è bisogno di baluardi, quindi di persone che chiacchierino poco e sappiano soffrire, offrirsi, pregare e opporre l'argine più potente, che è appunto quello di una grande e incrollabile fede e santità alle opere devastatrici del diavolo. Ecco, perché in tempi difficili l'imitazione di Maria, di quello che lei è e di quello che lei ha fatto, è proprio la chiave di volta per attraversare le acque tumultuose, ecco, e giungere a tempi migliori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Nel quarto mistero glorioso contempliamo l'Immacolata Concezione e l'Assunzione al Cielo in corpo ed anima di Maria Santissima. E venne anche per lei il giorno della sua grande gioia, e per la terra il giorno del suo grande lutto, perché insomma era partito uno, si poteva ancora sopportare, ma che partono tutti e due diventa veramente qui, insomma, certamente la giornata terrena un pochino più triste, certamente. Rimane con noi l'Eucaristia, la presenza reale di Gesù, e la Madonna rimane viva, ecco, e vuole che i suoi figli imparino a conoscerla e ad accoglierla nella Chiesa. Se c'è una creatura tanto cara a Maria Santissima è la Chiesa, quell'antico adagio molto antico, espresso in latino con i termini cum ecclesia, in ecclesia, sub ecclesia, è mariano al 400%. Possiamo stare certissimi che se un'anima è stretta a Maria, sicuramente rimarrà strettissima alla Chiesa, sempre, dovunque e comunque. Sappiamo anche che teologicamente la donna vestita di sole, con corona sotto i suoi piedi, con l'immagine dell'Assunta, è stata giustamente applicata anche alla Chiesa. Cioè, la Madonna e la Chiesa sono due realtà che si rimandano l'una all'altra, che la Costituzione come Gentium, insomma, Chiesa chiude con l'ottavo capitolo che tutto parla di Maria Santissima. Quindi certamente, però, ecco, il giorno dell'Assunzione è stato anche il giorno della grande gioia di Maria Santissima. Ecco, negli scritti di Maria Valtorta si legge che, ecco, se le fosse stato consentito, cosa che lei non ha mai fatto, esprime solo un suo desiderio, una cosa tutta sua, una cosa che proprio tanto avrebbe voluto, era partire dalla terra e ricongiungersi al Signore. Insomma, non l'ha mai fatto, anche se lo desiderava ardentemente, e anche se la terra è un pochino più brutta, certamente i devoti della Madonna devono rallegrarsi con lei, insomma, che ha raggiunto il cuore, la meta di tutti quanti i suoi pensieri, l'unione sempiterna e perfettissima con il suo amatissimo figlio Gesù, ma con la Santissima Trinità, con cui lei ha un rapporto unico, come disse alle tre fontane: sono con lei che sono nella Santissima Trinità. La Chiesa, i santi della Chiesa hanno espresso questo rapporto, un'espressione celebre: la figlia di Dio Padre, la madre di Dio Figlio, la sposa dello Spirito Santo. Sì, per carità, questa è un'espressione vera, verissima, ecco, dice molto, ma solo la Madonna che vive con questa sua relazione unica con ciascuna delle tre persone divine e comprende fino in fondo tutta la portata e l'ampiezza. Ecco, ricordiamoci sempre che la Madonna è il baluardo della Chiesa, insieme a Gesù Eucaristia, colei che aiuta Gesù a rendere operante e attuare la sua promessa che le porte degli inferi non prevarranno contro di essa, e che invita i suoi figli, ecco, a vivere nella Chiesa, stare in comunione con la Chiesa, a operare nella Chiesa, ad agire nella Chiesa, a soffrire nella Chiesa, con la Chiesa e anche per la Chiesa, ad offrirsi. Santa Caterina da Siena ci ha speso una vita di offerte, di penitenze per il rinnovamento della Chiesa. Ecco, la Chiesa, ha detto lei a Medjugorje, specialmente i pastori non hanno bisogno delle vostre critiche, tanto ci sta già mezzo mondo che fa critiche e distruzioni, ha bisogno delle vostre preghiere, delle nostre preghiere. Chiediamo alla Madonna che possiamo sempre distinguerci, questo sì che dobbiamo distinguerci, perché su questo abbiamo una condotta esemplare, come dice San Paolo: comportati in maniera esemplare nella Chiesa, che è la nostra casa, e è la colonna e il fondamento della verità. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria Santissima, Regina degli Angeli e dei Santi. San Francesco d'Assisi, che abbiamo celebrato da poco tempo, è uno degli eventi lieti del ricchissimo mese di ottobre, mese del Rosario, mese delle missioni, mese di Santa Teresa, mese di Santa Teresina, degli Angeli Custodi, di Santa Margherita Maria Lecoq, ce ne sono davvero molti. E c'è San Francesco il 4 di ottobre. San Francesco diceva in un suo celebre brano che per molto in alto andare, molto in basso bisogna stare, pertanto possedere niente al mondo bisogna avere. La Madonna è la copia vivente di Gesù. Gesù è stato, scrive San Paolo nel famoso brano dei Filippesi, nell'inno alla Kenesi, è stato
greco è super esaltato al di sopra, con il nome super esaltato al di sopra di ogni altro nome, perché è sceso nel punto che è più basso di dove è sceso lui, non si poteva scendere. Lo svuotamento di sé, la kenosi, quindi toccare il punto più basso dell'abiezione, proprio scendere al di sotto, che più sotto di quello non si poteva andare, fino a sperimentare addirittura l'abisso. Questa è un'altra cosa per noi incomprensibile, ecco, richiamando quanto detto durante questa veglia sui misteri di Dio. Gesù ha addirittura vissuto l'abbandono di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità. Ricordo Monsignor Rino Fisichella, quando parlava di queste cose, ora arcivescovo, un altro dei miei professori, uno è diventato arcivescovo, un altro è il prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede attuale, sono stato fortunato, e diceva: nessuno di noi può capire cosa significa una cosa, perché nessun essere umano, almeno in questo mondo, sarà mai abbandonato da Dio, perché se fosse abbandonato da Dio sperimenterebbe la morte assoluta, la dissoluzione dell'essere. Neanche il più grande criminale e peccatore della terra, nonostante l'abisso del peccato in cui si trova, viene abbandonato da Dio in questo mondo. E Gesù ha sentito questo, anche questo, insieme a tutto l'abisso di dolore. Quindi più giù non si poteva andare, e questa è la legge del paradiso. Gli è stato dato il nome che di sopra di ogni altro nome, nel nome di Gesù, il ginocchio si piega in cielo, sulla terra e sottoterra, e non si piega in cielo, sulla terra e sottoterra perché è Dio. No, la glorificazione della natura umana di Gesù non dipende dal fatto che è Dio, ma dipende dal fatto che nella sua umanità è stato dire perfettissimo e dire niente. E com'è che la Madonna è stata incoronata regina degli angeli e dei santi? Al di sopra degli angeli stessi. Perché più in basso della Madonna, ecco, accentuando Gesù che è andato un po' più in basso di lei, non si poteva andare. La creatura più alta, più eccelsa di tutte, insomma, nascondendo dietro i piedi di un'umiltà inimitabile, cioè, soffrendo dei dolori assolutamente inconcepibili a mente umana, per noi, più in basso di come è stata, ci sono dei passi, insomma, anche qui della volta orta. Cioè, le umiliazioni che ho subito nella vita, dice lei, vado a far nascere mio figlio, non so dove metterlo, dobbiamo partorire una stalla, si parte per l'Egitto, non sappiamo dove andare, stenti di una vita, mi muore di una morte orrenda, mi giro intorno e dico: e adesso dove lo seppelliscono? Non c'avevo manco i soldi, non c'avevo niente. Quindi queste sono soltanto alcune delle tante cose vissute nella Maria Santissima. Ecco, ricordiamo che la frase di San Francesco è che pertanto in alto andare, molto in basso bisogna stare. La giustizia di Dio è rigorosissima, non soltanto per castigare i cattivi, cosa che oggi è politicamente scorretta e nessuno lo vuole dire, ci vuole pensare, ma anche per ricompensare il buono, perché il nostro grado di gloria è proporzionato ai meriti. A chi molto darà, a Dio molto riceverà. Noi dobbiamo scegliere cosa fare con la vita terrena. Diamo poco all'Altissimo, all'inferno non ci andremo, al paradiso abbiamo poco. Diamo abbastanza, e in paradiso abbiamo abbastanza. Diamo molto, e avremo molto. Diamo moltissimo, avremo moltissimo. Diamo tutto, 100 che possiamo dare, e avremo il massimo grado di gloria possibile concepito da Dio per la nostra povera persona. Questo dipende da noi. Dio chiaramente a tutti vorrebbe dare il massimo, sappiamo che non tutti lo possono ricevere, perché non tutti rispondono in maniera così perfetta, sul modello perfettissimo che abbiamo di Maria Santissima, e che speriamo, ecco, anche con la sua intercessione e col suo aiuto, di poter e saper imitare. Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quanti ti sono raccomandati. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, Vergine Maria. Noscum prole pia.